Jazz a Como ha un nome e un cognome, non solo quello, ma sicuramente Gianni Dolci suona proprio come il jazz nella nostra città da tanti anni a questa parte. Poi anche con delle parentesi che l'hanno costretto un po' a muoversi fuori dalla città di Como, ma finalmente il Jazz Club di Como è tornato ad essere una realtà nel nostro paese. Gianni è il vicepresidente di questo nuovo sodalizio che racchiude anche dei vecchi marpioni del jazz come lui, no? E sono ben contento di averlo qui perché il 3 di marzo ritornerà anche la Big Band, che è un po' il fiore all'occhiello di un sodalizio che fa del jazz la passione, perché unisce proprio l'aspetto degli appassionati come posso essere io con quelli che invece jazz lo praticano, lo suonano, eccetera. È stato faticoso arrivare fino a questo punto, Gianni? Ma ti dirò che sia per la nascita del nuovo Jazz Club e anche poi per la Big Band mi sembrava di andare in discesa, proprio una cosa tutto semplice. Sapevo che poi comunque prima o poi i nodi arrivavano al pettine, però la nascita del Jazz Club e la nascita dell'orchestra è stata una cosa veramente fantastica. Roberto Quadroni, in una giornata, che è la mia spalla nella Big Band, ha fatto 22 telefonate, ha preso 22 sì, e la domanda era: vuoi venire a suonare in Big Band? Soldi non ce n'è. Sì. Un po' come i Blues Brothers, in missione per conto di Dio. Esatto, veramente, no? Di più così. Per cui era talmente, avevamo i 22 dell'orchestra ma non avevamo bene le idee su cosa fare e come fare. E poi casualmente, perché poi il caso in queste cose secondo me veramente succede proprio così, per caso alcune cose, ho conosciuto una cantante valtellinese e parlando di jazz viene fuori che stavo cercando un arrangiatore e lei fa: ma tu non la conosci la Valentina? E io dico: no, conosco la Valentina. E la Valentina, ma scusa, sì, ha studiato alla Berkeley. È di Morbegno, lì in quelle zone lì. Ma è possibile? Allora, ok, appuntamento con Valentina. Appena ci siamo conosciuti, io, Quadroni e Valentina, c'è stato subito un ottimo feeling. Tant'è vero che al secondo incontro io ho detto: Valentina, io però ti devo subito chiedere una cosa, perché non voglio fare una big band che viene e si mette a suonare sing 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 con tutto il rispetto per il pezzo, però voglio qualcosa di diverso. E lei mi dice: ma guarda che anch'io volevo chiederti una cosa diversa. Sì, che cosa? Le voci come sezione, caspita, era quello che volevo chiedergli. Per cui proprio cose di jazz che arrivano jazz, veramente tutte, sì, quante, sì, sì, insieme al coronamento di un sogno per tanti e per la nostra città. Siamo in una serata delle prove per la Big Band, perché ormai la data di battesimo ufficiale è molto molto prossima, mancano veramente pochissimi giorni. Questa data, che io segnerei veramente in grassetto nel calendario di tutti gli appassionati di Como, è il 3 di marzo. Ce la vuoi un po' illustrare? Allora, la serata del 3 di marzo è un po' una scommessa che abbiamo accettato volentieri, che ci ha lanciato Barbara Minghetti del Teatro Sociale. È quella di far suonare una specie di notte bianca del jazz di tutti i musicisti comaschi, e tutto sommato direi che anche questa cosa sta riuscendo piuttosto bene, visto che abbiamo coinvolto una sessantina di musicisti,
che non è proprio uno scherzo. Per fortuna che Gianni, insieme a Edmondo, sono anche dei grandi organizzatori, oltre che essere dei vari appassionati, perché la vostra prova l'avete già avuta in altre occasioni e siete sempre organizzato tutte le cose ben benino, per cui... Sì, no, però questa cosa ci sta tenendo impegnati da svariati mesi e ormai siamo quasi alla fine, però insomma preparare quattro palchi diversi fuori da quello ufficiale del sociale, con impiantistica, fonici, tutta questa cosa qui, con un impegno economico assolutamente basso, e ci è voluto veramente una grande organizzazione, una grande passione per riuscire a fare tutta questa cosa. Sicuramente. Qua. E la serata lì funzionerà in questo modo: partirà alle 7, suonerà la big band, proprio è la prima cosa che succederà nel foyer, perché uno dei palchi sarà montato nel foyer, ci sarà la big band che farà la prima uscita in assoluto con il nome, si spera, perché a tutt'oggi non l'abbiamo ancora. La chiamiamo big band per il momento e basta. E dopo la big band ci sarà il concerto di Rava, che è l'anteprima del festival di Chiasso quest'anno, e suonerà in trio con Giovanni Guidi e Berzatti ai sassofoni. Dopodiché, su tutti i palchi preparati, uno sarà appunto nel foyer, un altro sarà nella sala subito dietro, che si chiama la sala canonica, subito dietro il palco, quella che dà verso l'arena. E, dovevamo farlo anche nel tetto, nel solaio, diciamo, che c'è una sala pittori, ma purtroppo i pompieri non ci hanno dato il via, e lo faremo nella sala danza, allora un altro palco, e l'ultimo, un posto che è di un fascino pazzesco, il sottopalco, che vuol dire proprio il sotto del palco che è una cosa tipo tra una cantina e una... Beh, ci sono anche le vestigia della Torre Rotonda, la vecchia fortezza che era al posto del sociale. Esatto. Infatti noi suoneremo proprio su queste mura, queste fondamenta qui. E lì alla fine dovrebbe esserci una specie di grande jam session nella quale tutti i musicisti, bene o male, che hanno partecipato con i loro gruppi nelle varie sale, poi si riuniranno a suonare sul palco. Tutto nel sottopalco. Caspita, affollamento non da ridere. Allora si parte alle 19 e si va avanti Allora la previsione è intorno alle 2, perché calcolando che ogni palco avrà 3-4 gruppi, facendo un 40 minuti a gruppo, bene o male, abbiamo fatto due conti e arriviamo a quelle ore lì. Padrino di tutto Enrico Rava, che torna a Como, era da tanti anni che non c'era più, no? A Chiasso è venuto di recente, invece a Como è un po' che non viene. Ecco, a proposito di Chiasso, che tu ho visto che continui a collaborare con il Festival di Chiasso, con quella cosa che hai fatto anche negli ultimi anni. Adesso abbiamo anche noi un po' di merce di scambio da portare dall'altra parte della frontiera. Speriamo. Sarebbe bello che anche la big band potesse... Di più, io ho già preso dei contatti con... C'è un jazz club a Lugano che funziona molto bene, si chiama Jazz in Bass, perché è a Besso, vicino dove c'era la sala della radio. E molto probabilmente la big band, la seconda serata, sarà in questa jazz club di Lugano, dove a linea di massima dovremmo riuscire a esibirci. Ecco, e questo mi dà l'occasione per un'ultima domanda che volevo farti, appunto, è qual è il futuro anche commerciale, perché no, di una band di 23 elementi a questo punto, più tutto quello che si porta dietro. Ecco. Allora, le big band non hanno mai guadagnato nella storia, ma proprio mai. Per fare un esempio eclatante, l'orchestra di Gil Evans si trovava tutti i lunedì sera allo Sweet Basil di New York e praticamente facevano le prove aperte, come stiamo facendo anche noi, con dei livelli di musicisti stratosferico, e l'unico che prendeva qualche soldino era Gil Evans, altri tutti rigorosamente gratis.
per cui non c'è un futuro commerciale, c'è un futuro artistico. Giusto per salutarci, 3 di marzo, questo appuntamento, questa notte bianca del jazz al Teatro Sociale, e alle 19, no, hai detto, esatto, ufficialmente ci sarà il battesimo della Big Band. Io mi auguro, da appassionato, che la città sia lì bella, presente, buona, pronta per accogliere questi musicisti, no? Speriamo. Approfitto di una cosa sola, visto che la so con sicurezza: l'8 di aprile abbiamo organizzato noi del Jazz Club un concerto qui alla Officina della musica con Paul Vertico, che è stato il batterista storico di Palmettini, che suonerà qua in trio. E questo, diciamo, è il primo concerto dove il Jazz Club comincia a presentare gruppi di valore. Sai perché sono contento? Perché abbiamo recuperato, la nostra città ha recuperato anche un Gianni Dolci in qualità di organizzatore, che ci mancava veramente. Gliel'avevamo prestato quelli di Chiasso, adesso un po' ce lo riprendiamo indietro, veramente. Grazie Gianni. Grazie a te. Grazie, ciao.